Commissario Pizzi, hanno destato qualche riflessione le affermazioni dell'amministratore delegato della Teramo Ambiente, il dottor Pietro Pelagatti, circa il rapporto debiti-crediti comune-Team. Cosa si sente di dire al riguardo? Ma mi sento di dire che questa è una problematica che ho affrontato fin da quando mi sono insediato. È una problematica complessa, non è così semplice come ho letto è stata rappresentata dall'amministratore delegato di Team, perché ci sono sostanzialmente tre gruppi di partite di credito o debito da parte del Comune che sono assolutamente in discussione, non sono certe. Quantomeno per due di questi gruppi di crediti c'è una posizione del Comune che è assolutamente antitetica rispetto a quella della Teramo. Per un altro aspetto stiamo verificando e stiamo approfondendo, per cui certamente sarà la prossima amministrazione a dover poi in concreto affrontare e se possibile risolvere sia pure col tempo questa problematica, ma certamente non c'è una posizione certa, acclarata, esclusivamente debitoria del Comune. E a proposito di impegni che avrà la prossima amministrazione, ci sarebbe quella dell'approvazione del conto consuntivo, data che è slittata al 30 settembre, però lei, commissario, vorrebbe approvarlo prima di quel termine. Ma sì, come sapete c'è stato un recente provvedimento del Ministero dell'Interno che ha differito al 30 settembre l'approvazione del rendiconto 2017 per i comuni del cratere sismico, quindi anche la nuova amministrazione potrebbe avere il tempo sufficiente per approvare questo documento contabile, però tenuto conto che io ho approvato sia il bilancio 2017-2019 sia il bilancio 2018-2020, probabilmente cercherò prima della tornata elettorale di poter approvare anche questo documento contabile in modo da agevolare l'attività dei futuri amministratori.